Mirko Gatti, sei dietro a uno dei tuoi apparecchi, un affumicatore. Siamo nel tuo ristorante Radici, aperto nel 2018-19, no? Sì, fine 18. Qui a San Fermo della Battaglia, sopra Como. Raccontaci come sono andati questi anni, un po' particolari, perché chiaramente, come tutti coloro che hanno aperto a ridosso degli anni della pandemia, le cose non sono andate come era previsto che andassero, però magari questo ha rappresentato anche uno stimolo, uno sprone per fare delle scelte. Come è evoluta la tua cucina in questi anni, su cosa si basa, come adesso la proponi, e poi raccontiamo anche delle evoluzioni di questo 24/25 rispetto al tuo progetto. Sì, allora, 2018, fine 2018 abbiamo aperto, e da lì pochi mesi ci siamo ritrovati nel, insomma, tormentone Covid, insomma, come tanti altri, quindi niente di nuovo. Però questo è servito sicuramente per concentrarci tanto, abbiamo avuto tanto tempo libero e l'abbiamo utilizzato, secondo me, alla grande per focalizzarci sulla ricerca e su quello che, insomma, volevamo fare di questo progetto. Abbiamo riaperto, io dico sempre ai clienti, abbiamo riaperto quasi per la prima volta una volta finito il tutto, e da lì, insomma, si notava la differenza in termini di cucina, di tecniche, di utilizzo materie prime. Quindi abbiamo iniziato a non accettare troppi compromessi, e da lì c'è stata una selezione naturale anche della clientela, e insomma tutto è stato molto veloce, una crescita molto veloce. Ad oggi, insomma, siamo nel 2024, abbiamo un bel progetto in ballo. Adesso quindi la tua proposta si articola, l'hai organizzata, articolata in tre momenti durante l'anno, no? Sì, sì. Allora, la proposta si basa sul progetto Habitat, sul menu Habitat, che praticamente divide la stagione, l'anno, in tre momenti. Quindi nel pieno dell'autunno lavoriamo con la materia prima più rappresentativa di quel periodo, quindi la selvaggina e tutto l'ecosistema del bosco, della foresta. Quindi tutto quel mondo lì viene messo non solo in tavola, ma viene portato all'interno del ristorante. Cerchiamo di ricreare un'ambientazione, delle sensazioni olfattive, visive, che riportano l'ospite anche a un'immersione proprio in quell'ecosistema. Quindi non è solo scelta delle materie prime, dei fornitori, dei produttori, ma anche impiattamento, scelta dei materiali. Assolutamente, impiattamenti e tutto quello che fa da cornice, insomma, alla sala, al servizio, e cercando sempre di seguire quella che poi è la nostra filosofia del zero spreco. Quindi se ci arriva un animale intero con il pelo, cioè quel pelo lì, cerchiamo di capire come utilizzarlo, e lo utilizziamo magari durante il servizio. Quindi presentiamo la nostra posateria, piuttosto che impiattamenti, piuttosto che esponiamo questi trofei. Diventa un appoggio, un accessorio, qualcosa comunque da non gettare, sì, via, ma da riutilizzare. Da riutilizzare e dare, insomma, una forma di rispetto, rimettendolo in circolo comunque. Poi c'è l'inverno. Poi c'è l'inverno, in pieno inverno abbiamo scelto di lavorare con l'ecosistema marino, perché nel corso degli anni ho imparato che il momento migliore in assoluto per queste materie prime è appunto il periodo invernale, quando le acque sono fredde, piene di sostanze nutritive, i pesci sono ricchi di organi, quindi quel quinto quarto che possiamo utilizzare, insomma, quelle cose che ci piacciono a noi, insomma. E ovviamente è il periodo, è il menù che dura un po' meno, in quanto per ovvie ragioni non ci troviamo in prossimità del mare. E nonostante abbiamo fatto la scelta di utilizzare per 2 mesi all'anno queste materie prime, però la metà di questo soggetto sarà Pau, che è la tua compagna, poi sì, è sarda, quindi alla fine, certo, qualche legame col mare, assolutamente, non geografico, ma comunque così, di sensibilità ce l'avete. Assolutamente. Poi, vabbè, mi piace dire sempre che comunque c'è una tanta ricerca anche dal punto di vista dei fornitori, e quindi anche se mettiamo in carta magari delle materie prime che vengono dall'ecosistema marino, che quindi non è qui in prossimità, non siamo noi, però
non arrivano mai da troppo lontano, quindi cerchiamo di fare molta attenzione e far arrivare queste materie prime da non oltre 300-350 km di distanza, quindi facciamo molta attenzione su quello. E poi inizia, dopo l'ecosistema marino, inizia l'habitat lacustre, quindi tutta acqua dolce, e ovviamente rappresenta appieno il nostro territorio, quindi non siamo, è solo sopra lago, il lago di Como, certo, non è solo lago, non è solo pesce, quindi c'è, viene inserito a inizio primavera, quando la natura riesplode, quindi sono tantissimi vegetali acquatici, quindi la parte verde è molto importante in questo menù. Ovviamente pesci che siamo andati a rispolverare facendo un lavoro di ricerca noi in concomitanza con alcuni dei nostri fornitori, quindi attraverso le loro testimonianze e il loro aiuto siamo riusciti a rispolverare alcuni tipi di pesce che comunque stavano quasi per scomparire, come la bottatrice, ma non perché non ce ne sono più, perché sono andate totalmente in disuso, cioè non si conosce più, è una materia prima che non si conosce più. Quindi da una parte cerchi di proporre pesci così che non andavano più di moda, diciamo così, e dall'altra invece cerchi di utilizzare dei pesci che sono in eccesso, che sono invasivi o sono specie aliene, no? Assolutamente, come il siluro. Siluro se ne è parlato, se ne sta parlando tanto in questi ultimi anni, e insomma è diventato un po' un problema al pari quasi del cinghiale, no? Solo che il cinghiale è arrivato a invadere i centri urbani, siluro ovviamente no, e quindi magari se ne parla un po' di meno, però il problema è lì. Non si vede, però sott'acqua ci sono interi fiumi che sono completamente colonizzati da... Sì, poi la sua voracità comunque è molto molto aggressivo, scombussola l'ecosistema e la catena alimentare. Quindi, dobbiamo diventare noi predatori, visto che non ce n'è altri. Assolutamente, assolutamente. Questa è un po' la linea guida, cioè così ci muoviamo durante tutto l'anno in quella che è la nostra cucina e nei nostri vari ecosistemi che proponiamo. Questo, noi ragioniamo così. Poi a fianco di questo c'è un lavoro da una parte sulla parte vegetale viva, cioè sul foraging, e dall'altra sulle fermentazioni, no? Sì, ci piace dire che insomma il centro del progetto, ci piace dire, è così, il centro del progetto, i pilastri portanti sono tre, che sono le tre F, no? Il foraging, fermentazioni e fuoco vivo. Quindi sono le tre cose che ci contraddistinguono, almeno ci contraddistingue sicuramente dal punto di vista della cucina. Diventa una cosa, diventa una cultura, diventa una filosofia che seguiamo insomma scrupolosamente. Il foraging è fondamentale per noi perché per noi è importantissima la materia prima selvatica, no? Quindi andiamo a raccogliere e andiamo a proporre queste specie selvatiche, invasive, non, che sono intorno a noi nel nostro territorio. Non ci immaginiamo neanche quanta roba, quante materie prime selvatiche abbiamo a nostra disposizione se solo riusciamo a guardarci intorno con altri occhi. Quindi cerchiamo di utilizzare tutte queste materie prime. Le fermentazioni sono direttamente collegate al discorso foraging, c'è un ponte di collegamento. Tutto quello che raccogliamo, soprattutto durante la stagione, insomma la bella stagione, quando la natura riesplode, raccogliamo e facciamo un foraging conservativo, cioè raccogliamo per preservare e utilizzare quando in natura non c'è più niente, quindi in inverno, come si faceva, come si è sempre fatto. Il fuoco poi è un discorso di cottura, di scelta di cottura, è un elemento primario. Il fuoco è vivo e quindi cerchiamo di utilizzare, insomma... In cucina hai un'enorme griglia, la parte principale della cucina è quella, anche un lavoro sulla scelta delle essenze con cui cuocere, no? Sì, sono delle vere e proprie materie prime, legni aromatici che diventano proprio degli ingredienti, cioè la betulla ha un aroma... non solo il legno viene usato proprio come ingrediente per fare gelati, kombucha e così via. Il legno col suo profumo, col suo fumo aromatico dona agli ingredienti in cottura dei sapori, delle sfumature che sono
incredibili, ma così come la Betulla tanti altri media. Senti, tutto questo lavoro di ricerca stai impegnandoti per restituirlo, no? Già il ristorante Radici da sempre, insomma, fa dei momenti di didattica e di formazione per i clienti o per altri ristoratori o per altri cuochi, però questa cosa durante quest'anno, nel 24 e nel 25, verrà ingegnerizzata, organizzata, sistematizzata un po', addirittura il progetto cambia nome completamente in modo tale da porsi come una piattaforma culturale, no? Oltre che a un'offerta di ristorazione, anche un'offerta di contenuti didattici e culturali. Sì, assolutamente. Appunto, cercheremo di organizzare eventi, concentrarci molto di più sulla corsistica, proprio per lavorare su quello che è la cultura di Radici, di Habitat, e quindi organizzazione di corsi, magari in concomitanza con enti o università per quanto riguarda le fermentazioni, quindi laboratori di ricerca, serate magari a tema, come tema abbiamo scelto quella delle materie prime aliene, e quindi come ospiti magari durante queste serate ci saranno esperti di settore, che possono essere magari i nostri fornitori, il cacciatore, il pescatore di turno, il forage, il raccoglitore, che ci racconteranno e ci faranno capire. Li trasformi in docenti. Sì, ci faranno capire qual è, secondo il loro punto di vista, di cosa si tratta, che cos'è quella materia prima e il perché aliena, il perché invasiva e il perché sta scombussolando magari il nostro ecosistema. Le aule, gli spazi dove fare formazione, li riesci a ricavare nel ristorante sfruttando i giorni di chiusura? Com'è a livello organizzativo un ristorante che poi si vuole proporre anche come piccola accademia di formazione? Allora, stiamo lavorando sicuramente su iniziare tutto questo lavoro di corsistica online, ma per adesso stiamo ancora utilizzando degli spazi interni al ristorante, quindi delle stanze che ormai sono adibite, cioè a corsistica, e riusciamo a organizzarci. Sono corsi ovviamente a numero chiuso perché gli spazi non sono infiniti, la richiesta comunque è tanta, quindi stanno procedendo nel senso giusto e siamo molto contenti, insomma, le premesse ci sono. Bocca al lupo al progetto Habitat, allora. Viva il lupo, anzi.